Maria Cunzolo, coordinatrice del Comitato Lentinese Acqua Pubblica. Ecco, domenica scorsa c'è stato a Floridia un incontro dei sindaci per quanto riguarda il problema dell'acqua pubblica. Cosa è emerso? Allora, intanto è stato un incontro molto importante perché erano presenti sindaci della provincia che non avevano consegnato i cosiddetti sindaci responsabili ormai denominati e poi praticamente alcuni sindaci che hanno consegnato, tra cui i sindaci di Floridia naturalmente, Solarino e praticamente Buccheri. Tra l'altro era presente l'onorevole Sorbello che sta praticamente vagliando la legge regionale nella quarta commissione ambiente a Palermo, che sta vagliando appunto la legge regionale sul servizio idrico. Importanti novità sono emerse sia da Sorbello che dai sindaci. Per quanto riguarda la regione, si sta praticamente discutendo una legge, già si stanno iniziando praticamente le riunioni per preparare gli emendamenti che daranno vita alla fine di giugno a questa fantastica, automatica, benedetta e legge. Speriamo che Crocetta, come ci ha rassicurato e detto, farà una legge giusta e soprattutto una legge per tutti i cittadini siciliani. Sorbello ci ha anche detto che saranno presentati degli emendamenti specifici per la provincia di Siracusa, dato la incresciosa e brutta situazione in cui la nostra provincia vive con praticamente il gestore privato. Ecco, mentre tanti altri sindaci lottano per l'acqua pubblica, a Lentini invece si agevola l'apertura di uno sportello della 6-8. Il sindaco ha firmato addirittura due protocolli d'intesa per questa iniziativa. Sì, devo dire che nella provincia si lotta e si lotta non solo con la legge regionale aspettando praticamente la legislazione, si lotta perché a Floridia praticamente a livello provinciale si è costituito un gruppo di sindaci, ho detto sindaci responsabili insieme ai sindaci che hanno avevano già consegnato gli impianti e si sta iniziando, inoltrando un'azione legale. Abbiamo parlato, tra l'altro ha parlato l'avvocato professore Tringali, professore universitario a Messina di diritto amministrativo, e ha spiegato quale sarà l'iter giudiziario, un iter che sembrerebbe essere praticamente favorevole nei confronti dei sindaci. Quindi da una parte i sindaci della provincia si organizzano per chiedere la rescissione del contratto, dall'altra parte il nostro sindaco sembrerebbe andare verso un'altra prospettiva, cioè dallo sportello che dovrebbe informare in modo assolutamente super partes i cittadini che ne hanno tanto bisogno. Tra l'altro bisogna dire una cosa, che come già è stato detto da questa emittente, che praticamente noi avevamo come comitato aperto uno sportello per i cittadini già da 2 mesi per i tanti problemi che il gestore privato, la 6-8, sta dando alla nostra cittadinanza. Bene, il sindaco dà i locali del comune e gli impiegati del comune, che sembrerebbero essere pagati dice il sindaco, da 6-8, ma questo non ci fa arretrare sulla nostra idea, in quanto praticamente seppur questa cosa è assolutamente qualcosa di illegale sicuramente, ma non è legittima. Noi crediamo che a difendere i cittadini devono essere persone che siano al di sopra delle parti e non il gestore privato che fa i propri interessi. Ecco, l'apertura di uno sportello a Lentini sollevata dal sindaco Manciameli agevola i cittadini oppure contribuisce a comprometterli ancora di più? Io non lo so se agevola, sicuramente non è super partes, sicuramente non è come il comitato che fa praticamente di parte, mentre il comitato è assolutamente di parte, cioè la parte dei cittadini. Il gestore privato fa sicuramente i propri interessi, non fa gli interessi dei cittadini, e questo, ripeto, non lo reputo legittimo e giusto nei confronti della cittadinanza. Ecco, tante bollette stanno arrivando oggi agli utenti con letture, diciamo, tra virgolette, fasulle. Sì, ci sono molti problemi, qui arrivano molte persone che hanno tantissimi problemi per quanto riguarda le bollette, arrivano persone che hanno letture errate, addirittura risalenti al 2008, e quindi praticamente si troveranno, quando verrà fatta la lettura, si troveranno a pagare 4 anni di acqua dal 2008 al 2012, all'ottobre del 2012, acqua che non appartiene alla 6-8, alle tariffe che non devono essere quelle della 6-8. Quindi noi stiamo praticamente
ovviamente consigliando di fare azione legale in questo caso, di denunciare naturalmente prima alla SEOTTO, di far presente questa situazione prima alla SEOTTO e poi nel caso anche di passare all'azione legale. Tra l'altro il Comitato ha un suo gruppo di avvocati che sono volontari del Comitato e che hanno dato la loro disponibilità nel caso a seguire chi volesse gli interessi di tutti dei cittadini. Poi per quanto riguarda, addirittura c'è stato un caso di una signora, questo lo devo dire, che poverina è venuta tante volte qui al Comitato, di una casa che è stata espropriata dal Comune e da 2 anni non esiste e che gli sia arrivata la bolletta da pagare. E noi abbiamo iniziato a mandare fax, raccomandate che ho ricevuto di ritorno, abbiamo intimato pure di previamente fare azioni legali, spero, la signora non mi ha dato ancora comunicazione, ma spero che almeno abbiamo risolto questo caso assurdo, perché una casa che non esiste da 2 anni non può avere la bolletta pagata da ottobre, si può chiedere la bolletta a ottobre. C'è programmata anche una riunione da parte delle CLAP per venerdì prossimo? Sì, venerdì 21 giugno alle ore 19 ci sarà una riunione dove spiegherò ai cittadini quello che è emerso da Floridia, quindi la situazione provinciale e regionale, e cercheremo in qualche modo anche di organizzarci per il futuro.